Lasciato il nostro camper nella vicinissima area sosta, andiamo subito a fare un giro esplorativo della città. Io ando a vedere questo, questo, questo. La città di Macerata è suddivisa in 14 quartieri. La divisione in quartieri permette di organizzare meglio le risorse e di rispondere in modo più efficace alle esigenze locali. Il nome degli antichi maceratesi era Pistacoppi, termine scherzoso che significa piccioni, ma è anche un piatto succulento a base di piccione ripieno. Il comune di Macerata nasce nel 1138 e il centro come lo vediamo noi oggi si delinea nel 1600. E tramite il sottopassaggio arriviamo a Parco Diaz, il parco cittadino. Le mura, principalmente costruite in pietra e mattoni, risalgono al Medioevo e sono state costruite per proteggere la città dagli attacchi esterni. Lungo il perimetro delle mura si trovano diverse torri e bastioni che servivano come punti di osservazione e di difesa. Andiamo a curiosare per le vie della città. Ecco il mercato del mercoledì. Infatti a Macerata qua il mercoledì si riempie di bancarelle. E quando dico mercato vuol dire che ogni angolo della città è pieno di roba, anche sulle scale. Il mercato del mercoledì a Macerata ha radici storiche profonde, risalenti al Medioevo. Era un luogo di scambio e commercio vitale per gli abitanti della città e delle aree circostanti. Il mercato si svolge principalmente in Piazza della Libertà e Piazza Mazzini, che diventano il cuore pulsante della città ogni mercoledì. Le bancarelle si estendono anche nelle vie limitrofe, creando un vivace labirinto di colori e profumi. Gli abitanti si trovano qui per fare due chiacchiere, prendere un caffè e aggiornarsi sulle novità della settimana. Uno dei punti di riferimento per i visitatori è l'orologio della torre in Piazza della Libertà. E Macerata è sede anche di una delle più antiche università del mondo, fondata nel 1290. Ecco la Loggia dei Mercanti. Fu costruita nel 1505 durante il periodo del Rinascimento e originariamente serviva come luogo di incontro e scambio per i mercanti. E questa è la chiesa di San Paolo del 1600. E questo è il Duomo di San Giuliano. E questo è il Palazzo del Governo. Ora andiamo a vedere la piazza dello Sferisterio. Una delle più belle piazze d'Italia, realizzata grazie all'aiuto economico di molti benefattori e cittadini. La piazza era stata progettata per il gioco del pallone col bracciale, di cui mio nonno, Walter, era un campione. Andiamo a vedere. Lo Sferisterio è uno dei luoghi simbolo di Macerata. Questo anfiteatro all'aperto è famoso per la sua acustica e ospita, tra i vari spettacoli, il celebre Macerata Opera Festival. Biglietto fatto. Entriamo? E qui si giocava il gioco del pallone col bracciale. La partita inizia con il battitore, che lancia la palla di cuoio in aria e la colpisce con il bracciale di legno chiodato. Se la palla rimbalza due volte nel campo della squadra avversaria, la squadra che l'ha colpita guadagna un punto, fino a un punteggio spesso di 21 punti. Il poeta Giacomo Leopardi era un appassionato di questo sport. E questo è mio nonno Walter, che ha iniziato a giocare a 18 anni nel 1930, ottenendo il quarto posto al campionato italiano nel 1936. Nel 1937, in qualità di capitano, vinse il titolo italiano dilettanti qui a Macerata, portando ai massimi livelli la squadra della sua Mondolfo insieme ad Antonio Morbidelli e al giovane Rodolfo Sorcinelli. Data l'ottima acustica, ogni anno qui si tengono numerosissimi concerti e spettacoli.
Ciao!